Salve a tutti, innanzitutto benvenuti, bentornati, come sempre invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere, commentare e voi sapete cos'è un catfish? Beh, Catfish è un programma televisivo in onda su MTV, su Pluto TV, che si basa su un film documentario. La serie TV in ogni puntata racconta l'inganno che subisce qualcuno. In ambito sentimentale, generalmente di chi si finge di essere qualcun altro per un coinvolgimento sentimentale, mentre in altri casi si parte da un coinvolgimento sentimentale per arrivare alla truffa. E allora, anche in Italia abbiamo avuto il nostro Catfish che addirittura dura da 15 anni, ed è un Catfish che ha riguardato, riguarda il pallavolista Roberto Cazzaniga, che pensava di essersi innamorato di Alessandra Ambrosio, una modella brasiliana che non ha mai incontrato in 15 anni, ha solamente parlato per telefono, gli era stato presentato da un'amica, tutto questo sempre telefonicamente, e quando stavano là per incontrarsi, boom, arriva sempre un problema. D'accordo? Risultato: è stato truffato dalla sua amica, quella che diceva di essere una sua amica, e da altre due persone per un totale di 700.000 euro in 15 anni. Quindi pensate, Roberto Cazzaniga, che pensava di essere innamorato, è stato utilizzato come un bancomat. E questo è molto, molto triste, perché adesso, dopo 15 anni, Roberto Cazzaniga si ritrova davanti alla realtà, aperto gli occhi anche grazie ai compagni di squadra. E allora, perché realizzo questo video? Per lanciare un messaggio. Oggi abbiamo tutti quanti gli strumenti a nostra disposizione per capire se siamo vittime di un catfish. Quindi, quando chattate con qualcuno, se vi arrivano richieste di soldi dopo un poco, storie strappalacrime, non è che dobbiate essere cinici, ma attivate un campanello d'allarme e soprattutto fate ricerche online su quella persona.